Ed eccoci di nuovo in onda, terza parte del nostro Buongiorno Borsa. L'ho annunciato prima, un ospite qui in studio con me, ovvero Paolo Nardovino. Ben trovato, innanzitutto benvenuto, anzi ben ritornato negli studi di Le Fonti TV. È un piacere naturalmente averti con noi. È un piacere anche per me, un caro saluto ai telespettatori di Le Fonti. Ecco, Paolo, stavamo commentando proprio in diretta l'uscita di un dato chiave, quello dell'inflazione italiana, e non dobbiamo in realtà purtroppo dare degli aggiornamenti positivi, perché abbiamo visto ancora una percentuale elevata, un po' in controtendenza rispetto a quello che è successo negli altri paesi. Si parla ancora del 12,5% l'inflazione italiana, mentre ecco, in paesi come la Germania, la Francia, la Spagna c'è stato un effettivo rallentamento. Lo stesso non possiamo dire del nostro paese. Purtroppo abbiamo avuto un dato oltre le attese e le previsioni e oltre anche il precedente rilevamento, quindi l'inflazione sta diventando un problema strutturale in Italia ed è un dato negativo anche l'incremento mensile è superiore alle attese, vedo 0,6, era previsto uno 0,2, quindi era previsto un rallentamento dell'inflazione in scia a quello che è successo agli altri paesi, la Francia, la Spagna e la Germania ieri hanno dato dei dati un po' più confortanti. In Italia siamo ancora lontani da un picco inflazionistico, questo è un dato allarmante per il mercato italiano, per il paese. Eh sì, un dato allarmante naturalmente per il nostro paese, ma ti voglio chiedere se è un dato allarmante anche a livello continentale, perché sembrava appunto sulla scia dei dati positivi degli altri paesi europei che abbiamo citato, che magari insomma ecco, questo contribuisse a rivedere la politica aggressiva della BCE, magari sì, un nuovo rialzo dei tassi però più contenuto. Invece ecco, il dato italiano magari rimette un po' in discussione anche il quadro generale. Sì, la politica della Banca Centrale andrà verso una politica più restrittiva perché le condizioni generali lo richiedono e siamo già indietro con l'attività della Banca Centrale, quindi ci saranno gli aumenti dei tassi di interesse. Naturalmente se continuano ad arrivare dei dati così allarmanti su paesi importanti, perché l'Italia è uno dei paesi importanti dell'Unione Europea, e questa politica sarà prolungata oltre le attese, oltre quello che il mercato sta attendendo. Il mercato fino ad oggi ha scontato uno scenario di contenimento dei picchi inflazionistici, anche perché la situazione dell'inflazione europea e italiana è diversa dalla situazione dell'inflazione americana. Noi abbiamo più un'inflazione da costi dovuta soprattutto all'incremento dei costi dell'energia, mentre in America c'è anche inflazione da domanda. Certo. In America probabilmente è stato raggiunto un picco di inflazione, abbiamo dei dati delle scorse rilevazioni che ci danno conforto sul fatto che possa essere stato raggiunto un picco, però comunque siamo su livelli elevati e l'attività delle banche centrali a mio avviso non sarà di una riduzione immediata di questa politica molto restrittiva, andrà ancora nel tempo. Oggi tra l'altro ci sarà l'intervento del presidente Powell e io mi attendo una conferma ad una politica ancora restrittiva, perché il mercato ha scontato a mio avviso un po' prematuramente la fine di questo scenario di politica restrittiva. Certo, ecco, intervento del presidente Powell che è quanto mai rilevante comunque ai fini poi dei mercati azionari. Sappiamo insomma che quando si espongono, quando parlano i numeri uno degli istituti delle banche centrali, naturalmente sia europeo che americano, beh insomma poi un riflesso naturalmente sul mercato c'è. Sarà un assaggio, diciamo un antipasto di quello che poi verrà stabilito intorno alla metà di dicembre. Ricordiamo ecco la riunione del 14 dicembre della Banca Centrale Americana, e lì avremo naturalmente ecco, uno spoiler, lo possiamo definire così, non solo per l'ultima parte dell'anno ma soprattutto per le intenzioni rispetto al 2023. Sarà una riunione ecco, particolarmente significativa, perché appunto non vale solo per il 2022 ma ci darà un'indicazione per tutto quello che ci attende l'anno prossimo. Ecco, qual è la tua di previsione? La mia previsione è che innanzitutto già oggi Powell confermerà
un atteggiamento di massima prudenza. E probabilmente la riunione del 15 dicembre, che avverrà, diciamolo, dopo il dato importante Certo, del 13, dell'inflazione, perché il assolutamente, CPI l'inflazione è previsto per americana. il 13 Sì. dicembre, ci sarà la prima riduzione dell'incremento. Penso che non sarà più lo 0,75, ma sarà lo 0,50 di incremento del tasso di interesse. Poi magari nella successiva di gennaio si procederà con un'ulteriore riduzione, arriverà allo 0,25, però comunque saranno aumenti di tassi. Però io penso che il presidente Powell dirà che lo scenario sarà sotto controllo soltanto quando l'inflazione, il dato sull'inflazione sarà inferiore per almeno un paio di trimestri al livello dei tassi. Quindi dobbiamo attendere questo scenario per poter dire che l'inflazione è sotto controllo e siamo molto lontani da questo scenario. Il mercato azionario fino ad oggi, dai minimi fatti ad ottobre, il mercato europeo ha un po' anticipato il minimo perché l'ha fatto il 4 ottobre, l'inizio di ottobre. Il DAX e il mercato europeo. Il mercato americano l'ha fatto la settimana successiva, il minimo. Da quei minimi sono cresciuti i mercati di percentuali abbastanza importanti. Il DAX fino all'ultima chiusura della settimana scorsa ha fatto 8 settimane con chiusure positive. Credo che sia o un record o abbiamo eguagliato un precedente record. È cresciuto il DAX del 23,7% dai minimi ai massimi della settimana scorsa e abbiamo già in gran parte consumato lo spazio di quello che noi chiamiamo il rally di Natale. Già è Certo. stato anticipato nel mese di novembre. Se dovesse esserci una fase di prosecuzione del rialzo, probabilmente sarà preceduta da una leggera correzione, da una correzione in queste settimane. E l'intervento del presidente Powell oggi potrebbe fare da trigger, perché le due precedenti conferenze del presidente Powell hanno rappresentato proprio il trigger per l'accelerazione ribassista del mercato. Quindi speriamo che oggi non sarà così, Certo, però certo. molto probabilmente il mercato sarà sensibile alle parole del presidente Powell. Chiaramente. Ecco, a proposito di come sono e di come stanno muovendo in questo momento gli indici del vecchio continente, diamo proprio uno sguardo alle quotazioni in tempo reale e proprio dobbiamo registrare in realtà un ridimensionamento delle percentuali fatte in mattinata con il FTSE MIB che aveva toccato lo 0,83%, invece in questo momento sale sì, ma dello 0,56 in area sempre 24.605 e situazione analoga per quanto riguarda gli altri indici di riferimento, il CAC-Aran che in questo momento guadagna lo 0,57%, ma in questa mattina era arrivato a sfiorare lo 0,93%, quindi un guadagno di quasi un punto percentuale. Il DAX in questo momento è allo 0,43%, numeri analoghi per quanto riguarda il FTSE 100, quindi la borsa di Londra. Come mai, ecco, c'è stata questa contrazione non eccessiva, ma comunque appunto nell'arco in realtà di poco più di un'ora un ridimensionamento dei dati. C'entrano qualcosa i dati macro che sono usciti nel corso della mattinata oppure dobbiamo mettere in relazione, ecco, a qualcos'altro? C'era un'attesa per i dati macro, però l'inizio del calo è iniziato prima della pubblicazione del dato delle 11, quindi alle 10 e mezza è iniziato un calo. Siamo in una fase di trading range sostanzialmente, soprattutto nei mercati europei. Le ultime 2 sedute hanno visto un calo del mercato tecnologico. Ci sono state 2 sedute negative sul Nasdaq. Sostanzialmente il Dow Jones sta ancora mantenendo i livelli raggiunti, i livelli di posizione raggiunti. Il Nasdaq mostra insieme al Russell 2000 una debolezza maggiore, a testimonianza del fatto che il rialzo previsto dei tassi di interesse incide di più su alcuni settori, come il settore tecnologico o diciamo le small cap, che sono aziende che più indebitate, quindi hanno maggior riflesso l'aumento dei tassi di interesse sui loro bilanci. Mentre sul Dow Jones ci sono delle aziende di
di alcuni settori come l'energetico e il settore finanziario, che in questa fase, anche in una fase di inflazione, il settore energetico si sta mostrando il più forte in assoluto. Quindi il Dow Jones e parte di settori dello Standard & Poor's 500 riescono ancora ad avere delle performance positive. Ci sono dei settori che sono addirittura positivi sull'anno, quindi hanno fatto di recente anche i nuovi massimi. Quindi è un po' variegata la situazione sull'azionario americano, però dobbiamo tener conto che il tecnologico, il settore tecnologico ha scontato in questo 2022 tutti i forti rialzi che ha avuto tra il 2020 e il 2021. Certo, quindi in paragone, insomma, rispetto alle performance precedenti è naturale che ci sia un ribasso, insomma, sì, dei dati. Ed era anche fisiologico, perché avevamo raggiunto dei livelli sinceramente di bolla su alcuni settori. Sì, influenzati anche dalla crisi pandemica, che ha determinato poi un'esplosione, insomma, di tutto il comparto tecnologico. Magari anche questo... Ci sono state alcune aziende che hanno raggiunto livelli, faccio riferimento a Zoom ad esempio, che è un'azienda che abbiamo utilizzato tutti durante la fase pandemica, aveva raggiunto dei livelli molto alti e ha avuto un crollo importante, ma anche aziende big come Amazon, che è stata fortemente avvantaggiata dalla crisi pandemica, nel 2022 sta scontando dei cali importanti. Tutto l'indice dei FANG. Infatti io volevo arrivare proprio lì, cioè all'indice dei FANG, perché hai citato Amazon, hai citato Zoom, ma è sotto, insomma, gli occhi di tutti anche la crisi di un impero, quello di Mark Zuckerberg, sì, di Meta. Ecco, secondo te è un rallentamento temporaneo oppure addirittura con la scommessa sul metaverso, su tutte le potenzialità, insomma, che potrebbe offrire il metaverso e che rimangono però ancora così in un ambito ipotetico e non attuale, potrebbero determinare proprio l'inizio di una crisi appunto di quello che è stato, di quello che è un impero tecnologico? Dal punto di vista delle quotazioni è una crisi, perché il mercato, Zuckerberg annunciò il cambio di nome e il cambio di direzione dell'azienda il 28 ottobre del 2021. E dopo aver fatto un massimo il titolo a 380, in quei giorni quotava sui 320. Nel 2022, un anno dopo, esattamente un anno dopo, il minimo l'ha fatto a 88. Quindi, da un punto di vista di quotazioni, la crisi c'è, è innegabile. Da un punto di vista di scommessa, però, va valutata nel lungo periodo, e questo può essere anche, diciamo, le quotazioni al di sotto dei $100. Potrebbero essere anche delle occasioni, delle buy opportunity per chi ritiene che il metaverso, e io sono tra questi, possa essere uno degli scenari guida per il futuro. Quindi avere un'ottica di lungo periodo su questi titoli, non solo Meta, ci sono anche altri titoli che investono nel metaverso, che hanno subito il crollo delle quotazioni, possono essere delle occasioni di acquisto. Quindi per quanto riguarda Meta, valuterei fra qualche anno se la scommessa è stata vinta o persa. Certo, anni anche che serviranno poi per arrivare a determinati livelli dal punto di vista tecnologico, perché io credo assolutamente che tu abbia visto in realtà che cos'è il metaverso adesso, e diciamo che la resa non è spettacolare, o comunque ci sono tanti costi, è vero. E il mercato sconta questo, le quotazioni stanno scontando l'aumento dei costi, il prolungamento dei costi e il rallentamento, il dilungarsi del tempo per i ricavi. Quindi si è allontanato un po' il break-even, l'orizzonte anche temporale insomma, di guadagno. Quindi, certo. Anche perché la crisi che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto nel 2022 e che non è finita, questa crisi rallenta. Anche perché, diciamolo, i consumatori non hanno i soldi, insomma, per arrivare alla fine del mese, e sappiamo quanto incide poi l'aumento, ecco, del cosiddetto carrello della spesa, e quindi le famiglie ovviamente, se hanno delle spese da fare, le concentrano sui beni essenziali e magari di prima necessità, e quelli che riguardano invece la tecnologia, gli investimenti, vengono un pochino ridimensionati, come comprensibile che sia.
sia. Ecco, ma a proposito appunto di ridimensionamento delle spese, di capacità anche di investimento degli italiani, che cosa prevedi per il 2023? Ci sarà un rilancio oppure verranno confermate diciamo le stime più preoccupanti degli analisti? Qual è la tua visione? Allora, per il 2023, per i primi due trimestri, io non sono ottimista. Io penso che sia da un punto di vista economico generale e anche da un punto di vista di quotazioni vivremo un altro periodo negativo. Ricordiamo una statistica: quando la banca centrale smette di alzare i tassi, non è che finisce il mercato orso, lì inizia la parte più consistente del mercato orso. Quindi quando finisce, cioè il pivot della Fed, sì, il mercato orso inizia a fare la discesa più forte. Questo, siamo ancora lontani da questo, perché la Fed ancora non ha dato, il mercato più o meno ha individuato un'area di pivot, perché io prendo come riferimento il 2 anni, il rendimento a 2 anni dei titoli di Stato americani, perché dove si ferma il massimo del 2 anni, solitamente in quell'area di prezzo si fissa il pivot della Fed. Attualmente si è fermato a 5,16, quindi tra il 5% e il 5,25% potrebbe essere un possibile pivot della Fed, però quando raggiunge il pivot e la Fed poi inizia, magari lascia fermi i tassi per qualche trimestre e poi inizia ad abbassarli, non è che in quel momento finisce il mercato orso, in quel momento c'è l'accelerazione del mercato orso, questo ci dice la statistica fino ad oggi. C'è un'altra cosa da dire: purtroppo c'è l'inversione della curva che in America è ormai conclamata da mesi. L'altro ieri si è avuta anche sul mercato dei bond tedeschi, ed è la prima volta. E in passato, quando si è manifestato questa inversione della curva, cioè il rendimento a 2 anni rende di più del rendimento a 10 anni, sì, c'è stato sul DAX sempre una correzione importante. Quindi facciamo attenzione a valutare questa fase rialzista come una fase di un nuovo inizio del mercato toro. Aspettiamo i tempi e valutiamo, magari siamo in una fase di fine anno in cui c'è anche un interesse da parte dei fondi a mantenere, diciamo, le quotazioni su certi livelli. Probabilmente saranno scaricati poi nel primo trimestre, nel secondo trimestre del 2023. Chiaro. Quindi insomma prudenza ancora, massima prudenza. Io in realtà volevo chiudere invece con un dato positivo che poteva rappresentare in qualche modo una sorta di luce appunto per il prossimo anno, ovvero anche il dato sul PIL italiano, che in realtà è uscito proprio stamattina insieme, anzi prima di quello dell'inflazione, un aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente del 2,6% su base annua. E ti volevo dire, proprio è un dato che ci incoraggia e ci permette, certo, ci consente di dire che possiamo evitare lo spettro della recessione oppure no? C'è da dire una cosa: io penso che il dato positivo del PIL per gran parte sia dovuto all'eccezionale mese di ottobre e di novembre che abbiamo avuto da un punto di vista meteorologico, che ha portato anche dal punto di vista di turismo nelle città, sì, un incremento di consumi e anche di turismo, e questo ha aiutato molto il PIL. E anche una riduzione dei consumi previsti dal punto di vista dell'energia, perché, certo, quindi abbiamo avuto questa finestra di estate prolungata che abbiamo avuto, la riscontriamo in quel dato lì del PIL, però è un elemento episodico, non è un elemento strutturale. Io voglio vedere i dati del primo trimestre, del secondo trimestre del 2023, sui quali diciamo non ci sarà questo elemento. Non ci sarà l'effetto meteo, perché adesso le temperature sono crollate e fa parecchio freddo, almeno qui insomma in Lombardia, per cui sì, vedremo effettivamente, tolte le contingenze, quali saranno gli elementi strutturali da valutare. Paolo, io ti ringrazio davvero per essere giunto qui con noi e aver commentato la mattinata dei mercati insieme. Ti aspettiamo nuovamente
nuovamente in studio per continuare ad analizzare i mercati, e anche perché appunto ci sono, l'abbiamo detto prima, insomma, delle date cruciali nel mese di dicembre che stiamo per affrontare: 12 l'inflazione americana, 13 dicembre la riunione della Banca Centrale Americana, il 14 la BCE. Quindi il 13 è il dato sull'inflazione. Ah sì, scusami, 13, 14 e 15, 15, ecco, un triste metà che non ha... mese di dicembre è bello intenso, sì, è molto importante. Ci darà la direzione per l'anno nuovo, chiaramente, almeno il primo trimestre. Paolo, grazie ancora per essere stato qui con noi e ti aspetto naturalmente prossimamente sempre sulle fonti. Grazie a voi, un caro saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Ringraziamo allora ancora il nostro Paolo Nardovino, adesso breve pausa pubblicitaria e poi torna l'appuntamento settimanale con Zoom Certificates, avremo in collegamento Riccardo Falcolini e Nicola Para, quindi mi raccomando, restate qui con noi.